Nella giornata mondiale indetta dall'ONU l'11 ottobre contro la violenza di genere a sostegno delle bambine e delle ragazze, il Comune di Napoli aderisce alla campagna arancione In Difesa promossa dall'associazione Terre des Hommes. Questa mattina in Piazza del Gesù il sindaco Luigi De Magistris ha partecipato al primo flash mob con gli studenti del liceo Genovesi. Un altro è previsto questo pomeriggio in Piazza Berlinguer. Una giornata importante non solo per ricordarlo e denunciarlo, ma anche per lottare quotidianamente in tutti i territori del mondo per i diritti umani, innanzitutto le persone più fragili e quindi le bambine, i bambini. Molto bello questo lavoro che hanno fatto i ragazzi sulle spose bambine, sulla violenza nei confronti delle bambine e delle ragazzine che avviene un po' in tutte le parti del mondo, non solo in alcuni paesi. L'obiettivo è partire dai più giovani per diffondere la cultura del rispetto e della prevenzione della violenza e delle discriminazioni di genere, con il coinvolgimento di scuole educative territoriali, associazioni e dei movimenti che operano sul territorio. Un fenomeno che in 10 anni è aumentato del 45%. Quindi c'è bisogno veramente di un intervento molto forte da parte delle famiglie, delle comunità educative. Ci sarebbe bisogno, ma il nostro non è un paese che si avvia verso un grado di civilizzazione maggiore di quello che stiamo vivendo, ci sarebbe bisogno, ripeto, di un'educazione sessuale nelle scuole, perché quello che manca è l'informazione alle bambine e alle adolescenti dei rischi che corrono e quindi anche della conoscenza del loro corpo, perché la cosa che avviene più facilmente in questi casi è che non si ha la percezione del rischio e non si riconosce la violenza. Purtroppo noi siamo di fronte anche ad una mancanza di responsabilità genitoriale rispetto a fenomeni che sono sottovalutati. È come se di tutto l'aspetto della sessualità non si riuscisse a parlare in famiglia, è come se le madri conservassero ancora una sorta di segreto rispetto a queste tematiche. E invece è importante che le bambine siano informate e siano in grado di riconoscere il pericolo.